E manco. Più stretti e così vi becco tutti quanti. Ma le spalle le viste, cioè. No, ma è la potenza fisica pazzesca. Allora, chi vuole cominciare a parlare non solo di questi internazionali, ma anche di quello che succederà al karate italiano nei prossimi mesi? Chi è il primo? Ma il karate italiano nei prossimi mesi ha come prossimo obiettivo i campionati del mondo juniores e cadetti in Malesia, a Kuala Lumpur. Sicuramente questo è un buon test per gli atleti che rincominciano ad assaggiare il tatami. Quindi fa un po' caldo, quindi troveranno lì lo stesso clima che trovano qua oggi, quindi sicuramente è un test su misura. Per cui sono già pronti, acclimatati in questo senso. Luca Valdesi viene da Palermo, per cui anche lui di Kando se ne intende. Anche se qui abbiamo trovato una bella botta. Qui abbiamo trovato una bella botta, poi oggi è anche coperto, per cui si schiatta doppiamente. Le condizioni però degli atleti italiani, grazie alle preparazioni anche del professor Aschieri, sono pronte a qualsiasi cimento, possiamo dire. Ci auguriamo di sì, abbiamo fatto un buon lavoro anche questa settimana di seminario subito prima della gara. Noi come gruppo continueremo il lavoro a Tarvisio dal 6 all'8 di gennaio, facciamo un secondo evento di Karate Relax sessione invernale. Continueremo con il nostro lavoro cercando di supportare tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa. Fra l'altro a Tarvisio ci sarà anche Stefano, per cui cosa ci racconti di Tarvisio anche tu? Perché poi insomma Luca è il grande, anche qui un po' trascinatore di questa cosa, ma tu sei anche uno dei grandi protagonisti. Beh, a Tarvisio è il secondo anno che saremo quest'anno dal 6 all'8, come diceva Luca, per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso è stato un grandissimo successo, aspettiamo tantissime persone. Siamo un gruppo di docenti che quest'anno siamo stati qui a Grado, tra cui io, Davide Benetello, Luca Valdesi, Vincenzo Figuccio e Salvatore Loria. E siamo un gruppo di amici, di atleti, di campioni e di persone che comunque vogliono dare tantissimo a tutti questi giovani karatechi, e speriamo che comunque ci sia tantissima affluenza e di divertirci tutti a Tarvisio. Ma insomma, cosa manca al karate italiano moderno? Manca le Olimpiadi, cosa manca? Il podio olimpico? Manca quello. Adesso oggi leggevo la Gazzetta dello Sport, purtroppo noi siamo degli sport tra virgolette poveri. Però si potrebbe fare tantissimo, perché le arti marziali richiamano un grandissimo numero di pubblico, specialmente il karate, che è una delle discipline marziali più praticate. Leggevo oggi del judo un certo Ilia Idis, che è un atleta di judo molto forte, che stimo tantissimo, che si allena al centro dell'Infernetto e la Guardia di Finanza. E quindi diciamo, sono contento per il suo titolo mondiale, ma certe volte vediamo questi judoka, questi taekwondoka e altri atleti di sport olimpici far parte delle prime pagine della Gazzetta, e magari noi, dopo tantissimi titoli europei, mondiali, adesso facciamo parte anche dei Combat Games, sono Olimpiadi degli sport di combattimento, non esserci, e quindi questo fa male. Luca, come si fa a entrare nelle Olimpiadi, oltre che con la preparazione e con i successi sportivi? Purtroppo questo è un discorso che non dipende da noi. Ci sono una serie di equilibri politici, di scelte che vengono demandate al comitato esecutivo del CIO. Noi dal canto nostro cerchiamo di mostrare un karate più bello e spettacolare possibile. I regolamenti si stanno muovendo anche in questa direzione, per evitare contatti, evitare infortuni, aumentare la visibilità e la comprensione per il pubblico. Però poi c'è tutta la parte politica che, ripeto, purtroppo non dipende da noi. Davide, anche tu sarai un protagonista di Tarvisio, sarai anche tu, insomma, giochi in casa in questo senso. Sì. E anche tu, essendo un grande veterano di questo ambiente, ci puoi dire, cioè, oltre al podio olimpico, cosa manca? La visibilità cinematografica, televisiva, come i vecchi tempi di Jean-Claude Van Damme? Ma io devo spezzare una lancia a favore del karate, perché alle ultime votazioni olimpiche dovevamo diventare uno sport olimpico. Ci siamo scontrati contro due sport che hanno una rilevanza mediatica e anche economica più forte della nostra. Ma noi avevamo sicuramente tutti i requisiti che il CIO richiedeva, siamo riusciti a fare una presentazione, io oltretutto ero presente alla presentazione della World Karate Federation direttamente a Losanna al CIO, e noi tutti i punti fondamentali per diventare uno sport olimpico ce li abbiamo, ce ne abbiamo anche di più, e ce ne avevamo molti più degli sport che in questo momento, che negli ultimi 4 anni sono stati ammessi ai giochi olimpici, come il rugby a 7, non il rugby a 11, che è molto diverso, e il golf. Quindi è una cosa che ci fa male, perché
anche se siamo uno sport completo dove garantiamo la presenza di giovani atleti, di anche delle donne che sono molto importanti nello sport ovviamente, e anche la diffusione in tutti i 5 continenti, non c'è nazione riconosciuta dal CIO dove il karate non sia presente. Quindi diciamo che il karate merita le Olimpiadi sicuramente, e le Olimpiadi meritano il karate. E allora facciamo un pronostico, ci si riuscirà? Io mi sbilancio, nel 2013 ci saranno di nuovo le votazioni per i nuovi sport olimpici e io non posso che non essere ottimista. Luca, cosa dici anche te? Ti sbilanci su un pronostico? Io come pronostico provo ad associarmi, anche se so che sarà ancora più difficile degli altri anni, in quanto abbiamo raggiunto il quorum dei 28 sport contemplati nella Costituzione Olimpica, e quindi sarà difficile mandar via qualcuno per riuscire a entrare noi, ecco. Stefano, cosa dici? Beh, io sono ottimista al massimo, anche perché gli sport sono finiti, quindi restiamo l'unico sport a non essere entrato, quindi per forza ovviamente. Allora ringraziamo i nostri tre grandi campioni e li rivediamo prestissimo, magari direttamente sul podio olimpico. Grazie a voi. Ciao, a presto, ciao.